Prosegue la maratona di calcio e tiscena, la settimana del Comitato Autonomo Lotta ai Tumori di Arezzo al Centro Affari. Dopo gli appuntamenti dedicati alla danza, al canto e agli spettacoli, domenica è tornato il 21esimo Mercatino dei Ragazzi, organizzato dagli amici del calcite di Via Fiorentina nel piazzale esterno del Palaffari. Ora, dopo la pandemia, abbiamo trovato questo luogo che effettivamente è apprezzato da tutti, perché si scarica bene, la gente visita senza troppa confusione, perciò oggi abbiamo anche la fortuna di avere una giornata splendida, neanche troppo calda, perciò siamo veramente soddisfatti di questa mattinata e pensiamo che alla fine verrà fuori anche un ottimo incasso. Il ricavato ancora una volta andrà al servizio Scudo, che è un servizio che offre assistenza 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno in collaborazione con la USL, e grazie al contributo dei cittadini riusciamo a mantenere fin dal 2004. Presenti anche le forze dell'ordine e le autorità per focalizzare l'attenzione sulla sicurezza stradale, simulato anche un incidente stradale. Vedete, c'è un vigile del fuoco dentro la macchina che sta tenendo la testa della vittima, quindi noi non ci occupiamo solo esclusivamente dell'incendio, dell'aprire la macchina, ma dobbiamo garantire soprattutto, primariamente, la salvaguardia della vita. Io penso che anche questi momenti, in certe occasioni, come nel caso del mercatino dei ragazzi, dove ci sono le famiglie essenzialmente, fare questo tipo di dimostrazioni sia importante per la città e sia anche lascerà sicuramente in chi ha assistito, diciamo, degli insegnamenti che speriamo e pensiamo che serviranno senz'altro quando i ragazzi guideranno il motorino, oppure noi adulti che guideremo la macchina. Perciò anche questo fa parte di un coinvolgimento della città nella prevenzione in generale. Già occupato su un altro problema.